Ciao a tutte ragazze. Allora, scusate per la cingum che mastico. Devo uscire e mi porto via soltanto il portafoglio perché devo uscire con mia mamma. Vado, non so, a vedere se mi piace qualcosa, una robina, tanto i miei soldi. Mi porto solo questo qua, me lo tengo così. E fine, è così. Tipo buscettina. Ma a parte quello, questo video non trattava su questo. Cioè, trattava anche su questo perché vuol dire che se compro qualcosa vi faccio il video. Visto che ho 15 euro. Iniziamo. Vi volevo chiedere una cosa sulle matite, no? E il temperino. Adesso, innanzitutto, ho scoperto adesso che il temperino. Così, buongiorno Leila. Kiko, che ho preso. Si apre, vedete? E si richiude questa parte adesso. Quindi per le ragazze imbranate come me, dai scherzo, veramente sono imbranata perché ho scoperto adesso che si apre, vabbè. Comunque ho provato a fare la punta questa matita, guardate, vedete? È venuta un po' schifosa la punta, ci ho fatta male, vedete che qua è bella e sembra fatta tutta, però se la giro è schifosa, vedete, c'è solo il pezzo di legno dietro e davanti. Boh, ma comunque va bene perché mettete che se la adoperi solo da un lato la metti così, quindi ci può anche stare, ma non è questa ancora. Vi volevo chiedere, visto che queste matite qua si può fare la punta perché vedete che c'è il pezzo di legno, come le matite normali, soltanto per occhi. E si può fare la punta. Quelle waterproof, vi volevo chiedere, per favore, vi prego, qualcuno almeno dei miei iscritti me lo scriva sotto nei commenti, perché non ci ho ancora capito niente. Mentre queste si può fare, ripeto, la punta. Queste no, non so perché. Nel senso che ho provato, boh, ma a parte che adesso è tutta intatta, vedete la punta. Però qua è tipo staccato, cioè non è lo stesso, non è la stessa cosa di quell'altra matita. Quindi sì, sto ancora pensando. Per favore scrivetemelo sotto nei commenti. A cosa serve? Come si fa a fare la punta qua, perché ho paura di rovinare questa matita. Quindi, se mi dite tutto uguale, la faccio, se no, no. Ok, spero che questo video non vi abbia annoiato. Spero che mi rispondiate, almeno una persona. E niente, un bacione al prossimo video. Ciao!